Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Gli esami non finiscono mai. Potrebbe essere questo il titolo del prossimo turno di campionato dei Filardensi, che dopo aver incontrato l'Anconitana una settimana fa, saranno domani di scena ad Urbania contro una delle squadre più temibili del torneo, specialmente tra le mura amiche, dove non perde dal 10 novembre 3-1 contro l'Atletico Gallo. Da lì in poi solo risultati positivi in casa per la squadra allenata dall'ex Simone Pazzaglia, la scorsa stagione sulla panchina biancoverde per le prime 8 giornate di campionato. I Filardensi hanno già sperimentato la pericolosità del prossimo avversario nel match di andata del Mancini, dove gli ospiti si portarono in vantaggio per 2-0 dopo neanche mezz'ora di gioco, con le reti di Fraternali, cannoniere della squadra con 11 gol, e Lucciarini. Ad accorciare le distanze ci pensò Galli con la sua prima rete in campionato, mentre il pareggio arrivò dal dischetto con Shiba. Era però un'altra Urbania che si presentava al Mancini da capolista, mentre ora le parti si sono invertite ed è il Castelfidardo che dovrà difendere il suo primato dalle inseguitrici Anconitana e Atletico Gallo. Mister Lauro non potrà contare ancora su Bracciatelli, mentre a centrocampo Antogiovanni è pronto per giocare almeno uno spezzone di gara. Rientrato venerdì in gruppo anche Lorenzo Braconi, uomo partita contro l'Anconitana, dopo la partecipazione al torneo Roma Caput Mundi con la rappresentativa Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti. Arbitrerà l'incontro Andrea Traini di San Benedetto del Tronto, coadiuvato dagli assistenti Gregorio Maria Gallieni di Ascoli Piceno e Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto. Fischio d'inizio alle ore 15. Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Mister, domani la sfida contro l'Urbania in trasferta è una squadra, un avversario forte, lo abbiamo visto all'andata dove ha messo in grossa difficoltà il Castelfidardo, ed è una squadra che non perde in casa da novembre. Sì, è una squadra forte, una squadra giovane ma molto forte, con secondo me 2-3 giocatori anche di categoria superiore dal mio punto di vista, e tre giocatori secondo me di categoria superiore. Una squadra importante, una squadra in salute, una squadra che anche all'andata ci ha messo in grossa difficoltà, quindi sarà una partita difficile, ma dobbiamo continuare il nostro percorso, il nostro cammino, e quindi far bene anche domani. Le condizioni della squadra, ci sono possibilità di vedere in campo Antogiovanni e Bracciatelli? Bracciatelli no, Antogiovanni vediamo, sta migliorando, sta recuperando, diciamo, abbastanza bene. Vediamo domani, valutiamo tutti quanti. Un Castelfidardo che per la prima volta si presenta da capolista. Cosa cambia nella testa dei giocatori e come pensa che possa cambiare l'atteggiamento anche dell'avversario in campo? Ma non penso che cambi tanto dal nostro punto di vista, sicuramente no. Gli avversari ci temevano anche prima, perché comunque sapevano tutti che eravamo a detta di tutti eravamo una buona squadra, quindi penso che ci affronteranno alla stessa maniera e senza tanti problemi. E l'Urbania è una squadra che all'andata ci ha messo in grossa difficoltà, e sono partiti loro molto bene 2-0, poi dopo la recuperammo e anche il secondo tempo ci misero comunque in difficoltà. È una squadra difficile da affrontare per tutti, e dobbiamo essere molto bravi domani. Si parla con insistenza di un testa a testa ormai tra Castelfidardo e Anconitana, ma secondo te l'Atletico Gallo è fuori dai giochi oppure può rientrare nella corsa per la testa della classifica? No, l'Atletico Gallo è dentro. L'Atletico Gallo è una squadra, secondo me, molto simile alla nostra. È una squadra attrezzata, magari non come rosa ampia come la nostra, però nei giocatori che ha è una squadra che può vincere tranquillamente il campionato, puntare a vincerlo. Quindi corsa 3, adesso è così e vediamo poi dopo come andrà avanti partita dopo partita. È un campionato che
ha riservato tante sorprese, quindi ce ne potrebbero essere ancora. Possiamo dire che forse il Castelfidardo ha il calendario peggiore, se non altro ha più partite in trasferta. Sì, noi abbiamo un calendario difficile, lo sapevamo, perché appunto abbiamo due trasferte poi consecutive, però questa qui che arriva è forse la più complicata di tutte, perché comunque, ho detto, un campo difficile un po' per tutti, è sempre stato così, Urbania da sempre. È una squadra poi forte, quindi sarà la partita un pochino più complicata, secondo me, che sta arrivando in trasferta fino ad oggi. Grazie, mister, in bocca al lupo. Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.